invece nel nostro appuntamento dedicato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, con la delegazione di Belluno c'è questa nostra collaborazione e questo tramite, diciamo, che ci permette di farvi conoscere quelle che sono le più belle realtà storico-culturali del nostro territorio, ma anche di farvi conoscere iniziative, perché recentemente abbiamo parlato della presenza della delegazione di Belluno in quel di Mel all'interno del contesto Radicelle. Ma ci sono tanti altri progetti che il FAI porta avanti, dai martedì del FAI dedicati ai nostri giovani laureati, a quello che riguarda un percorso nel periodo primaverile che consente di accedere a luoghi spesso chiusi durante il corso dell'anno. Altra bella iniziativa è quella avviata con le scuole del nostro territorio, che consentono così di coinvolgere gli studenti e far diventare loro per un giorno ciceroni del territorio. Io saluto e ringrazio per la presenza qui negli studi di Radio Belluno la professoressa Cosetta Serafini, che è docente al Liceo Classico Tiziano Galilei. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie. In questa prima puntata, noi avremo tre puntate dove conosceremo questi ragazzi, saluto Alberto Zornetta, che è studente al terzo anno del Liceo Classico. Ben trovato, Alberto. Buongiorno. Allora, professoressa Cosetta, la scuola e il FAI, c'è questa bella sinergia, diciamo, che permette anche ai nostri ragazzi di conoscere un po' di più quelle che sono le realtà del nostro territorio, le ricchezze del nostro territorio, grazie anche all'aiuto dei soci, dei membri del FAI. Com'è nata questa vostra collaborazione? È nata lo scorso anno, siamo stati coinvolti dai delegati FAI nelle giornate di primavera appunto del 2013, e quindi Caterina De Marc, Lidia Rui ci hanno coinvolto appunto in questo tipo di attività, e tra l'altro siamo stati guidati anche da Marco Perale, per cui sono stati loro, stata la delegazione del FAI che ci ha coinvolti. Ecco, noi l'anno scorso abbiamo partecipato con un piccolo gruppo di studenti, 4 di loro si sono resi volontari, lo scorso anno invece quest'anno 24-26, non ricordo, quindi sembra che forse la comunicazione tra di loro abbia funzionato più di qualsiasi altra cosa, perché appunto da 4 a 26. Diciamo che rientra proprio anche in un percorso magari didattico che permette anche di rapportarsi con il pubblico. Parlare in pubblico non è sempre facile, noi lo sappiamo benissimo, anche se siamo del mestiere, e molto spesso ci si deve anche rapportare con diverse situazioni. Quindi credo questo sia anche un modo per vincere magari un po' di timidezza e di così poter apprendere e trasmettere questo apprendimento al visitatore, all'ospite di queste giornate. Certo. Alberto, tu insieme alla tua classe avete fatto un'uscita di... Avete visitato l'abbazia di San Fruttuoso a Camogli, siamo a Genova. Sì, l'abbazia di San Fruttuoso è un monastero. Infatti è un luogo molto isolato in cui i monaci potevano raccogliersi dal resto del mondo, e infatti si può raggiungere solo via mare o via terra, ma a piedi e attraverso un percorso ripido e difficoltoso. Noi l'abbiamo raggiunto appunto via mare ed è stato un tragitto secondo me suggestivo, perché abbiamo visto la scogliera della Liguria e poi perché dà l'idea appunto dell'isolamento in cui questo luogo si trova, perché nessuno si aspetterebbe di trovare un manufatto umano in quei luoghi. È stata interessante la visita, l'ho trovata piacevole. Prima di tutto mi ha colpito il luogo da cui siamo entrati, infatti noi siamo entrati da degli arconi che sostengono la struttura da sotto, e come poi ci ha spiegato la guida del FAI, questi arconi, una volta in questi arconi entrava anche il mare, quindi è una cosa singolare. Poi abbiamo visitato il chiostro, mi ha colpito per i capitelli che hanno delle decorazioni particolari di vegetali e animali. E poi, tra le altre cose, dal chiostro si può anche accedere alla tomba dei Doria, che ha un'importanza anche dal punto di vista storico, come ci ha spiegato la guida del FAI.
in quanto i Doria erano una famiglia importante per Genova. E poi in questa tomba possiamo vedere la tipica decorazione a due colori, marmo bianco e marmo nero, che è presente anche nel Duomo di Genova che abbiamo visitato il giorno prima. Come vi siete preparati a questa uscita didattica? Immagino sia durata qualche giorno. Sì, la visita è durata 3 giorni. Mentre noi eravamo a scuola, comunque in classe, abbiamo visto dei video che ci mostravano un po' com'era Genova come città e anche riguardo proprio all'abbazia di San Fruttuoso. Vedere il video e poi trovarvi davanti la realtà, che cosa, anche sul sentore insomma, che hai avuto dei tuoi compagni, che impressione vi ha fatto? Beh, mi ha fatto una bella impressione e soprattutto mi ha colpito appunto l'isolamento in cui si trova il luogo, perché io non mi sarei mai aspettato di trovare dietro questo promontorio che ci fosse questa riuscire comunque a segnalare anche qui nel nostro piccolo, nel nostro territorio, quelli che potrebbero essere questi beni che vanno valorizzati, cioè il punto di vista anche vostro di giovani che dovete crescere in un territorio come quello che abbiamo a disposizione, che ha una storia incredibile, degli affreschi, dei dipinti che hanno dei valori, un valore direi artistico non da poco, ma anche quello che è l'ambiente circostante che ci sta intorno. Lo avete discusso questo aspetto magari anche durante gli incontri con il FAI nostro, la nostra delegazione di Belluno? I ragazzi hanno incontrato la delegazione FAI di Belluno durante le fasi di preparazione all'attività di Cicerone e loro sono rimasti generalmente colpiti da quanto potesse offrire il territorio, da quanto poco noi in realtà conosciamo. E quindi ad esempio per loro parlare con Marco Perale e trovarsi di fronte ad un bellunese che mette costantemente in relazione la storia di tutti con la nostra storia locale, a loro li ha tanto affascinati. E mi dicevano appunto alcuni studenti che poter conoscere queste realtà locali, potersene in qualche modo occupare, li ha da un lato responsabilizzati, sì, e dall'altro lato anche entusiasmati, perché come dire, forse si trovano di fronte a delle possibilità che neanche immaginavano di avere, ma anche per il futuro, non tanto per... Certo, non solo per oggi. È un bel bagaglio che ci si porta appresso poi, perché conoscere la storia del nostro territorio è un'altra bella valigia che ci si porta. Del liceo classico Tiziano Galilei, in modo particolare andremo a vedere i due punti che sono stati oggetto delle giornate di primavera. Grazie alla professoressa Cosetta Serafini e grazie anche Alberto Zornita, porta il saluto a tutta la tua classe, grazie. Sei stato diciamo l'ambasciatore che ha raccontato di questa bella esperienza, spero ce ne siano altre che potete raccontare all'interno di questa nostra rubrica. Grazie. Va bene. Grazie. Lei lo ha fatto per la prima volta quest'anno, te lo dico perché Diego e Lidia mi hanno detto di portare due studenti diversi, che hanno... uno che lo ha fatto per la prima volta e un altro invece per la seconda volta. Ah, perfetto. Quindi lei lo ha fatto per la prima volta. Nome e cognome? Laura Sardo. Laura Sardo, prima esperienza. Con quale edificio era? Palazzo Fulcis. Palazzo Fulcis o Miari Fulcis? Penso sia Miari Fulcis attualmente, sì. Però era ricordato anche dalle giornate di primavera come Palazzo Fulcis. Fulcis, perfetto. Magari ci tengo. Sempre classe terzo anno? Quarto anno. Quarto anno. Liceo? Classico. Fai le Dolomiti, una... Fai di Belluno invece che cosa ha fatto la delegazione di Belluno? Ha pensato di coinvolgere i ragazzi e prepararli a diventare, ad essere degli aspiranti ciceroni. È un po' un intorcolamento di chiacchierata questa, ma è una bella esperienza che permette ai nostri ragazzi
di conoscere quello che il nostro territorio ha come scrigno e di farlo conoscere anche al pubblico. Oggi in studio, insieme alla professoressa Cosetta Serafini, che saluto e ringrazio Buongiorno. Ancora per la Buongiorno. Presenza, c'è Laura Sardo, quarto anno, studentessa del quarto anno del liceo classico, che è stata così coinvolta in questa esperienza, aspirante Cicerone, cercando di trasmettere delle informazioni su Palazzo Fulcis. Allora, prima esperienza come guida, diciamo, non mi piace tanto Cicerone, mi piace di più guida. Come hai accolto questa esperienza, Laura? Sì, sicuramente è stata un'esperienza positiva e è stato proprio questo che mi ha spinto, diciamo, a mettermi in gioco un po' questa volontà di fare un'esperienza nuova e di lavorare anche in un ambito che personalmente a me interessa, quindi con l'arte e con i beni, soprattutto anche i beni che non conosco del luogo in cui vivo, insomma. Tu sei di Belluno, Laura? Sì, io sono di Belluno. Belluno. Quindi molti edifici del nostro territorio dal punto di vista storico non li avevi magari approfonditi? No, proprio non li conoscevo, non avevo mai avuto occasione, insomma, di visitare questi luoghi, insomma. Voi avete avuto Marco Perale, mi sembra, il professor Marco Perale, che vi ha guidato, o c'è stato qualcun altro che vi ha aiutato a capire? Siamo stati aiutati da una lezione di Massimo De Grassi che ci ha un po', diciamo, instradati in questo progetto, ci ha un po' aiutati con i contenuti di ciò che dovevamo dire e fare durante la giornata di primavera del FAI, insomma. Come hai preparato questa tua uscita, diciamo, con i visitatori? Beh, io mi sono molto attenuta appunto al libro di questo Massimo De Grassi, in cui veniva descritto il salone di Palazzo Fulcis che doveva essere, diciamo, spiegato da me ai visitatori, e grazie alle immagini mostrate da De Grassi sia al computer sia nel libro mi ho raccolto queste informazioni e sono riuscita a dare una spiegazione del salone nella sua completezza, anche se il salone era ancora un cantiere, quindi non ho potuto mostrare proprio degli affreschi, dei quattro affreschi presenti nella sala era visibile interamente solo uno, e quindi la visione delle immagini precedenti mi ha aiutato a poterli spiegare cercando di essere più chiara possibile, insomma, visto che non c'era la possibilità di mostrarli. Che cosa ti ha colpito di più di Palazzo Fulcis? Beh, sicuramente l'ampiezza, anche perché visto da fuori non sembra magari che sia così, così ampio dentro, e anche per me è un po' labirintico magari, perché io spesso magari perdevo la strada e sì, insomma, mi è sembrato molto, molto grande. Anche il salone mi ha sorpreso proprio perché appunto dopo un restauro nel 1776 era stato ampliato, era stato sfondato il tetto per renderlo più alto, e in effetti aveva un aspetto molto maestoso, molto, molto grande, insomma. È incredibile come possa cambiare l'idea anche e il pensiero di questi edifici storici, vederli esternamente, sì, e poi entrare all'interno e cercare di comporre quello che è stato il percorso e il vissuto, esatto, di quel palazzo. Ci sono delle figure che hanno abitato in questo palazzo che magari ti sono restate un po' impresse? Beh, la famiglia Fulcis in generale, ma soprattutto pare Pietro Fulcis, che per il cui matrimonio era stato restaurato il palazzo, e quindi sfondato appunto questo tetto e creato questo salone come stanza principale del palazzo, e quindi mi è rimasto impresso, perché probabilmente se non ci fosse stato il palazzo sarebbe risultato meno maestoso, meno esteso. Prima esperienza, beh, l'insegnante raccoglie solitamente
al termine di questo percorso un po' i sentori dei ragazzi. E in questo caso, professoressa Serafini, che sentori ha raccolto da questi studenti? I ragazzi che hanno fatto appunto da guide, da Cicerone appunto, a Palazzo Fulci sono rimasti colpiti tutti quanti anche dalla raffinatezza delle decorazioni, perché si tratta di un palazzo che ha visto ad esempio anche l'intervento di Sebastiano Ricci, che è di certo un nostro artista nato a Belluno, formatosi a Venezia, ma insomma conosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, in Austria ad esempio. Quindi loro si sono trovati di fronte ad un intervento importante di Sebastiano Ricci che credo hanno apprezzato, insomma, non credo, me lo hanno detto chiaramente, anche se nel vedere Sebastiano Ricci poi si sono dovuti spostare eventualmente al museo perché le tele appunto si Sono trovavano là. Hanno apprezzato anche le decorazioni a stucco. E ancora una volta hanno avuto la soddisfazione di poter guidare loro, alcune volte, alcuni di loro lo hanno sottolineato, a differenza di quanto accade a scuola, guidare loro quindi un pubblico alla scoperta di un bene che magari come loro tanti non conoscevano. ecco, quindi ben vengano insomma questi progetti. Grazie a Laura Sardo, bravissima comunque, Grazie. perché questi ragazzi che arrivano qui in studio magari sono nella loro prima esperienza anche radiofonica nel raccontare e quindi non è sempre facile. Laura Sardo, dicevo, è studentessa del quarto anno del liceo classico, ad accompagnarla la professoressa Cosetta Serafini, docente del Prossima liceo classico puntata. di Grano Galilei, Grazie. alle mie ospiti. Grazie. Su lettura pensata, noi in questo percorso, quello dedicato al FAI, alla delegazione di Belluno, parliamo invece di un'altra bella avventura che i nostri ragazzi fanno, perché la scuola non è stare solo seduti sui banchi davanti ai libri e studiare, ma anche fare delle esperienze che consentono di conoscere la ricchezza del nostro Invece territorio. oggi ritorniamo e con molto piacere dialoghiamo con un'altra studentessa del quarto anno del liceo classico Tiziano Galilei di Belluno, che è Alice Ferrazza, che saluto, Buongiorno. ben trovata, ed è accompagnata dalla professoressa Cosetta Serafini, che è docente all'interno del liceo classico Tiziano Galilei. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Allora, dicevamo di questa bella esperienza di guide, di ciceroni, con la delegazione di Belluno della FAI. Alice, però per te questa è stata una seconda esperienza, Sì. vero? Raccontaci un po' della prima, ma appena appena un accenno, e come ti sei rapportata a questa avventura per poi entrare in quello che è stato il percorso e la scelta di guida che hai fatto quest'anno. L'anno scorso presentavamo la sala consiliare di Palazzo Rosso e eravamo con Giuliano Darnos, che è un esperto di Giovanni Gallini. Giuliano presentava i due affreschi più grandi, mentre io e una mia compagna presentavamo i personaggi illustri della sala. Quindi diciamo è stato più facile perché non eravamo solo a rapportarci col pubblico e le maggiori domande se le sobbarcava Giuliano. La sala consiliare è la sala dove solitamente si riunisce il consiglio comunale, quindi questo organo che rappresenta la città di Belluno, in primis con il suo sindaco Jacopo Massaro. Mi sembra già l'anno scorso c'era Jacopo Massaro, vero? E come vi ha accolti il sindaco? Il sindaco ci ha salutato la giornata del sabato, non ce l'abbiamo avuto presente la domenica, ma abbiamo visto parecchi membri del consiglio che sono venuti ad ascoltare, alcuni si sono anche stupiti di ciò che sta sotto gli affreschi della loro sala. Ecco, vedi, quindi un approfondimento e una conoscenza per voi, ma che trasmettete anche a chi magari bazzica quelle sale tutti i giorni ed effettivamente non conosce bene la storia che c'è dietro a quell'affresco, a quella sala. Quest'anno invece vi siete trovati nel borgo di Sossai, vero? Che effetto ti ha fatto entrare in questa particolare frazione del territorio di Belluno? Mi è piaciuto molto Sossai perché avendolo sentito come nome non c'ero in realtà mai stata e mi è piaciuto soprattutto comparare il paese, la frazione di Sossai, che in realtà è molto piccola, con la storia dell'intera bellunese che abbiamo presentato al pubblico e soprattutto le ville che ci sono a Sossai che magari anche solo passeggiandoci, peraltro che non avevo mai fatto,
di sicuro non avrei notato, però ci hanno portato all'interno, ci hanno fatto vedere le corti, i giardini, ovviamente la vista da Villa del Salvador e anche la chiesetta di Sant'Indence che abbiamo presentato. Mi è molto piaciuto perché l'incontro con gli esperti, soprattutto con Marco Perale, ci ha fatto scoprire una realtà del nostro territorio che magari non è solo riservata a Sossai, ma a tutto il bellunese, che comunque è stato molto interessante per noi e per chi è venuto ad ascoltarci. Certo. Chi vi viene ad ascoltare? Pone degli interrogativi dopo? Sì, infatti quest'anno abbiamo avuto alcune domande un po' strane, ma ci è molto piaciuto perché c'erano esperti di sicuro più nell'ambito di noi che ci hanno ascoltato, ci hanno fatto domande, abbiamo saputo rispondere. Bravi. Bravi. No, anche perché è quella domanda che magari ti può mettere in difficoltà, perché dici mi preparo un percorso, una chiacchierata, e poi c'è sempre quell'intervento che magari metti un po' alla prova se c'è qualche altra conoscenza in più. Professoressa Cosetta Serafini, all'interno della classe, nel momento in cui preparate questa uscita, perché presumo ci sia un percorso che guarda più di una lezione, insomma, più di un intervento. Ma in realtà io ho gestito quest'anno e anche l'anno scorso in realtà non mi ricordo, ma quest'anno sì, la preparazione per gli studenti che avrebbero fatto Cicerone solamente in un'ora. E loro sono stati molto bravi perché poi si sono gestiti il materiale a casa. Quindi io non sono riuscita a dedicarci più di un'ora perché, come dire, forse non prevedo sin dall'inizio dell'anno scolastico questo tipo di interventi, cosa che magari farò l'anno prossimo. E quindi io non ho dedicato più di un'ora, poi mi sono messa a disposizione per coloro che avessero avuto bisogno eventualmente di incontrarci qualche pomeriggio. Avevo predisposto del materiale, quindi la mia lezione appunto è stata breve, però avevo predisposto del materiale che ho messo a disposizione loro. Abbiamo avuto lezioni pomeridiane da parte dei, come vi dicevo anche nelle altre puntate, da parte dei delegati FAI che hanno incontrato gli studenti nel pomeriggio e quindi hanno integrato questo percorso. Sì, però sì, è bello. Sì. Io so che purtroppo nel mondo della scuola c'è un programma ben definito e bisogna stare dentro quel programma, ma devo dare atto che sono stati bravi, come ci racconta anche questi ragazzi, che hanno accolto, io metto tra virgolette, questa sfida di dedicare un po' della loro attenzione, del loro tempo all'approfondimento di quelli che sono gli aspetti di vita e di vissuto del nostro territorio. In questo caso il borgo di Sossai. Tornando a questo viaggio, Alice, che tu hai fatto, hai incontrato persone del posto che hanno arricchito questa tua conoscenza, che ti hanno raccontato magari qualche spaccato di storia di questo? Certo, non tanto il giorno della visita, quanto il giorno in cui siamo andati per la prima volta a Sossai. A Sossai c'è un comitato che organizza anche altri eventi, che ci ha fornito una cartina, ci ha mostrato i luoghi che avremmo dovuto presentare e che ci ha spiegato magari come viene vissuto ora il paese e ovviamente le conoscenze in più che loro possono avere, non tanto noi che magari conosciamo qualcosa della storia che l'avevamo studiata, però ovviamente chi ci vive sa. Prossimo anno ripeterete questa esperienza? Io sì. Brava. Non l'ho chiesto anche agli altri ragazzi, ma presumo di sì. Posso intuire che ci sia un ma anche un coinvolgimento anche degli altri compagni che magari hanno deciso, no, siete un po' più bravi di noi a fare queste cose. Si deve sempre rompere il ghiaccio e accogliere questi progetti con leggerezza, ma anche come diciamo fonte di bagaglio di vita quotidiana. Grazie alla professoressa Cosetta Serafini, docente al Liceo Classico Tiziano Galilei, ma anche al vostro
o la vostra preside, il vostro preside? È un dirigente, Correnti, sì, ecco, che ci ha, come dire, dato la possibilità le condizioni, sì, di essere qui anche alle famiglie di questi ragazzi, perché presumo da genitore che serva qualche autorizzazione per questo tipo di uscite.